Buonasera, questa edizione del telegiornale sarà interamente dedicata a un grosso evento. Abbiamo ai nostri microfoni, in un'intervista in esclusiva, il commissario Ciambotto, che ha abbandonato per protesta il sceneggiato Sottoproletario, Il Polpo, trasmesso su Tele2. Commissario, noi siamo curiosi di sapere i motivi della sua protesta. Io sono venuto a posto, però per dirvi che io sono andato via dalla telenovela perché mi ero rotto. Non potevo più, era una continuazione, guarda, chi mi diceva una cosa, che poi non potevo, guarda, la cosa che più mi ha dato fastidio è quei due continuavano a farmi la corte, io vabbè, fino a un certo punto posso sopportare tutto, ma poi ho fatto il conto, ho detto io 36 puntate, chi è che mi può mantenere ancora su questa televisione, Tele2, per altre 36 puntate, con quella... Vedrai che mi pagherà quello e gli altri di guai che mi ha combinato. Ecco perché, vabbè, guarda, e poi gli sponsor, una rottura la mattina alla sera, una continuazione. E Saicaf, secondo loro, io devo dire che Saicaf era un buon caffè. Il caffè Saicaf è una cosa insopportabile. E la pasta granoro, che quando viene portata in un piatto, mi sembra, sai, quelle... sei mesi, è lo stesso colore, le porti usai che mantengono e proteggono, che riescono a proteggere le porte usai, il mobile ufficio Europa, io li metterei dentro, tu di Tele2 là, e tutti, e la scuola Cronos, io la consiglio a Egidio e a scrivere sulla Gazzetta del Mezzogiorno, altro... Neanche so come che fa la gente a comprarsi. Il cotto la mette dentro la cappella. E olio dente amaro. Lo sapete che cosa serve? La serve a fare. Che non riesce a fare. La Gazzetta del Mezzogiorno è il quotidiano più letto a Bari, più amato dai baresi. Lei lo legge, è abbonato? La Gazzetta del Mezzogiorno io non leggo la Gazzetta del Mezzogiorno, la uso per altre cose. Devo dire che io la Gazzetta del Mezzogiorno la uso per andare, ma se proprio devo dire, la devo proprio salvare, possiamo fare le scartucce. Lui, già che lei è qui, ci può dire un parere così sulle riprese di Antena Sud? Ma se dovessi fare una differenza tra le riprese di Antena Sud e quelle di Telenorba o Tele2, come dir si voglia, dovrei dire che le cose dovrebbe fare una... I notiziari di Telenorba. La cosa veramente dovevo dirlo. Se ci fosse un confronto fra Gurgiù e Montroni, che cosa verrebbe fuori? Nessun confronto, perché sono tutte e due. Quando cazzo... Se io sono andato via perché avevo dei motivi giusti. Vabbè, ma sei proprio... Vieni in questa televisione, allora, cerca di venire. Sei lasciato, allora, praticamente mi devo scattare gli occhi a tutte e due. Ma vaffanculo. Signorina, ci siamo intervenuti. Spandi, c'è da roba, c'è. Ma adesso ce la portiamo via questo sacco. Guarda, c'è un sacco di... Dobbiamo dire, di miuva. Va bene, guarda. Andiamo, andiamo. Su, andiamo via. Vieni con noi, dai, no, non voglio venire. Va bene. No, no, per... A che me ne vado a telebare con... Chiediamo scusa, signorina, chiediamo scusa di questo intervento un po' preconcetto. Ciao, bacino.